Ben ritrovati di nuovo qui per ripartire con la parte finale di questa stagione per il calcio a 5 del Basso Lazio. Di nuovo qui con Mondo Futsal, parleremo dei campionati dalla Serie B fino alla Serie D provinciale. Di nuovo in studio per parlare di Serie B nazionale, la partita che poteva essere una vittoria per il Fondi Calcio 5 è arrivata di nuovo una sconfitta, sempre un solito discorso legato all'inesperienza, alla mancata finalizzazione del gioco da parte della formazione locale, ha portato alla squadra di mister Paolo De Simone a essere battuta per 4-3 dall'ATS Cagliari, una formazione sarda che comunque ha portato a casa una vittoria. È chiaro che il campionato, lo sappiamo già da un po' di settimane, si è concluso col fatto che comunque la formazione del Real Trogianese è già retrocessa e quindi tutte le altre squadre, anche compreso il Fondi Calcio 5, giocano per spirito sportivo, e quindi, però chiaramente c'era bisogno perlomeno di una vittoria, ma niente da fare, non si riesce a vincere una partita interna. I tre gol sono stati messi a segno da Olleia, Simone Olleia, per lui una doppietta, e da Frainetti, altro giocatore legato a questo Fondi Calcio 5 che ha vinto il campionato l'anno scorso di C2. Quindi niente da fare, ci si riprova. Adesso sabato prossimo ci sarà l'ennesima giornata sempre al Palasport Fondi contro il Fondi. Ma diamo uno sguardo ai risultati velocemente, alla classifica. Il Fondi Calcio 5 ha perso in casa con la TS per 3 a 4, poi Elmas Isola 06, Foligno Narsia Calcio 5 05, Real Torgianese Ossi San Bartolomeo 06, l'Acquedotto Prato Rinaldo 3 a 2, Innova Carli Sport Ariccia Sporting Lodigiani 5 a 1. Quindi la classifica vede il Carli Sport comandare con 36 punti, segue Prato Rinaldo 34, Futu Isola 33 insieme all'Acquedotto, e c'è poi appunto il Fondi Calcio 5 a 3 punti, penultimo, ultimo giustamente la Real Torgianese con 0 punti. Quindi sicuramente insomma un campionato che servirà per la prossima stagione a cercare di programmare meglio il roster, che quest'anno comunque ha dato delle belle soddisfazioni durante l'anno, ma alcune situazioni si poteva fare di più. Prossimo turno di nuovo in casa, ripeto, contro la 17ª giornata, in casa contro il Foligno Calcio 5, la squadra che all'andata fu battuta proprio dalla Fondi Calcio 5 al proprio domicilio, una grande prestazione. Sicuramente insomma è stato il primo evento positivo della stagione del Fondi Calcio 5 con Paolo De Simone. Quindi appuntamento per sabato prossimo, speriamo insomma che venga fuori ancora una volta una grande prestazione, ma perlomeno una vittoria. Parliamo adesso di C1, ancora questa volta parliamo della Ginnastica Studio Fondi, formazione appunto del mister Antonio Paluzzi. Delusione la settimana scorsa per la sconfitta appunto che è stata patita dalla squadra fondana, e soddisfazione questa settimana per la vittoria contro i Civitavecchia 7-4, risultato finale, prestazione sicuramente positiva. In base alla cronaca mandata dalla società, insomma, è stata una prestazione sicuramente positiva in crescente, come si suol dire, prima fase non positiva, poi via via la squadra è venuta fuori grazie a un gran secondo tempo. Le marcature: De Falco tripletta per lui, poi ancora Angeletti e Teseo insieme a Guastaferro, quindi sempre presente Marco Guastaferro, che abbiamo intervistato qualche settimana fa. Sicuramente insomma giocatore che può solo crescere. Poi c'è Francesco Bisecco, che è sempre stato presente. Questa settimana diciamo così si è riposato, ma anche lui credo che sia un giocatore che possa fare la differenza in questa squadra se si riesce a trovare il ritmo giusto. Gli altri risultati del girone: siamo alla 22ª giornata, Pomezia Casaltorraccia 3 a 4, Civitavecchia Futsal Palestrina 2 a 1, Capodino Albano 5 a 1, Circolo Tennis Eur Ferentino 3 a 1, appunto Ginnastica Studio Fondi Civitavecchia 7 a 4, Lidia Ostia Ardenza 2 a 6, Mirafin batte Porsche 5 a 0, e infine la Olympus Lazio Calcilto 7 a 3.
La classifica vede la Circus Tennis Euro, scusate, a 52 punti, comanda la classifica, a 48 c'era l'Olympus e a 45 il Lazio Calcetto. Il Ginnastica Studiofondi è in una zona un po' più su della zona playout, quindi sicuramente se riesce a fare risultati perlomeno casalinghi rotondi, si può tirare fuori dalla classifica sicuramente pericolosa. Certo, stavamo parlando di una squadra che ai tempi di Treglia stava lottando per una zona molto più importante, poi le varie partenze di alcuni giocatori importanti, compreso Treglia, ha fatto un po' scendere al ribasso questa formazione del presidente Biasillo. Vediamo adesso il prossimo turno completo. La Ginnastica Studiofondi andrà fuori casa scusate, a Casal Torraccia. È una partita che sulla carta è difficile, ma la Ginnastica Studiofondi potrebbe anche portare a casa un risultato positivo se riesce ad avere quella continuità di prestazione che ha anche in casa. Albano Calcio a 5, Lido Ostia, Ardenza contro l'Impus, Civitavecchia Capitolina, Isimed Porsche Circolo Tennis, Futsal Palestrina Mirafin, Lazio Calcetto Civitavecchia e Atletico Ferentino Pomezia. Quindi dobbiamo solo verificare le prossime settimane se questa squadra riuscirà a fare qualcosa di buono anche in trasferta, ma è chiaro che diventa complicato, ma bisogna comunque crederci. Forse inizierà un po' la squadra a assimilare gli schemi che vuole Palluzzi, fin qui insomma qualche delusione di troppo sia in casa che fuori casa, quindi aspettiamo tempi migliori. Quindi appuntamento alla prossima settimana per parlare appunto di questa partita fra Casal Torraccia e Ginnastica Studiofondi. Siamo adesso al campionato di C2, girone C, le tre formazioni di nostro interesse, due si sono incontrati nel derby, Città di Mentuno Marina contro Terracina, sconfitta casalinga per Città di Mentuno Marina per 2-4, quindi sicuramente insomma non è una fase positiva per la squadra di Giampino De Clemente, ma già l'abbiamo detto in altre occasioni, il roster è stato un pochino ridisegnato perché alcuni giocatori hanno dato forse forfè a livello di volontà e di giocare e di presenza fissa sia negli allenamenti che il sabato. Questa partita, come ripeto, è fine 4-2, marcature per i minturnesi Conte e invece per la squadra ospite Terracina, doppietta di Campoli, Paraponi e Vestoso. L'altra marcatura per il Minturno ad opera del giocatore Treglia, quindi sicuramente insomma non va questa fase. Speriamo insomma che col tempo che passa la squadra riesce a assimilare gli schemi del tecnico De Clemente, questi giovani che ci sono in squadra possono crescere bene, possono venire fuori da questa classifica che sta diventando alquanto pericolosa. Il Mentuno invece continua a veleggiare in modo importante, ma è chiaro che una squadra formata da giocatori di un certo spessore sicuramente insomma, non ha problemi come non li ha avuti a vincere 8-2 contro CCP 1987, doppietta di Stasio, doppietta di Ribeiro, doppietta di Moreira, quindi, e poi altri due gol di Riso e Faria, quindi giocatori di altre categorie che sono in C2 di passaggio, quindi ovviamente la vittoria in questa trasferta romana porta il primato al Mentuno 47 punti, seguito da Casalfontana 45. Tra l'altro Casalfontana deve recuperare, credo, no, l'ha recuperato, doveva recuperare una partita, invece la classifica è reale, quindi sicuramente insomma una formazione che sta in fase calante, a meno che non è il Mentuno che è in fase di crescita importante dopo aver assimilato gli schemi di Andrea Cardillo. Quindi adesso si arriverà al big match fra qualche settimana lì a Castelfontana per verificare le condizioni di entrambe le formazioni. Se il Mentuno dovesse vincere col match probabilmente si consegnerà la vittoria del campionato. La classifica, ripeto, 47 punti di Mentuno, Castelfontana 45, il Terracina 23, Città di Mentuno 22. Qui chiude la classifica il puntino Puzzle con 9 punti. Andiamo al prossimo turno, siamo al 1 marzo, 19ª giornata, Città di Mentuno andrà fuori casa contro l'Eagles Calcio 5 aprile, altra partita
complicatissima, squadra che si trova al quarto posto in classifica, quindi immaginiamo molto difficile. Mintorno se la vedrà con le città di Cisterna, quindi sulla carta tranquilla la partita, e poi Pontina Fusta, Città di Latina, Real Fontana, Connect Calcio al 5, Terracina se la vedrà con l'Anzio Ravinio che ha battuto la settimana scorsa il Castelfontana, Belletri, CCP 1987, infine Vigor Cisterna, anni nuovi Ciampini, quindi una giornata pro Minturno, immagino, e chiaramente poi si dovrà aspettare le prossime settimane per capire, appunto, arrivare al big match che porterà sicuramente una svolta al campionato. Spazio adesso alla Serie C femminile. Qui abbiamo la Vis Fondi che in questo weekend è stata battuta in trasferta dalla New Torino, ma ci sono anche delle problematiche legate al roster. Mancavano un po' di giocatori, fra cui la Bomber Test, quindi sicuramente, insomma, la scusante c'è. Sconfitta di misura. La classifica comunque non è sicuramente malvagia, siamo intorno a 24 punti, quindi la formazione di mister Ciro Iorio sicuramente le prossime settimane potrà dire la sua. Diamo uno sguardo alla giornata completa. 12:80 la Rosa dei Venti 9-1, Lazio Calcetto Real Balduina 5-8, Football Club Roma Calcio Femminile 2-1, e ancora Capitolina 1-1 contro il Ciampino, infine New Torino Visfondi 1-0. La classifica vede il Football Club Roma 55, Virtus Ciampino 48, a seguire 12:80 46. E abbiamo la Vis Fondi 24, sotto di lei ci sono Casal Torrace con 22, Lazio Calcetto con 20, Res Roma 14, Capitolina 13, La Rosa dei Venti 12, infine Monti Fiascone ultimo in classifica 7 punti. A proposito del prossimo turno, a proposito di Monti Fiascone, sarà proprio la partita del prossimo turno che vedrà la formazione fondana giocare contro Monti Fiascone, che all'andata fu battuta in un match sicuramente molto bello e molto interessante, che portò la formazione fondana a salire le classifiche. E adesso è la nuova occasione per rimpinguare la classifica. Vittoria contro Monti Fiascone sarebbe sicuramente molto gradita e porterebbe una classifica sicuramente interessante, ma Iorio l'aveva promesso che comunque la squadra l'avrebbe salvata, e credo che comunque siamo quasi lì. Mancheranno un po' di punti, ma sicuramente la salvezza sta arrivando tranquillamente questo primo anno di Serie C da parte della Vis Fondi. Siamo adesso alla Serie D maschile, provincia di Latina. Uno sguardo al girone A, dove appunto abbiamo la Real Terracina battuto dalla Real Podgora per 4-2. Qui il Terracina ha cambiato il tecnico, via Micinilli, è arrivato Vicari, ex allenatore del SES di qualche anno fa. E poi la Virtus Terracina che perde in casa con l'Accademia Sport per 6-5. In questo caso la classifica vede il Podgora con 41 punti, e un po' più giù c'è il Real Terracina che sembrava andare bene fino a un certo punto, poi qualche sconfitta di troppo ha fatto sfuggire di mano forse la squadra al tecnico Mancinille, e la società ha deciso di cambiare rotta. Adesso c'è bisogno di aspettare qualche settimana per assestare la squadra in base alle nuove. I nuovi dettami tattici dal tecnico Vicari. Quindi Real Terracina 31, la Virtus Terracina si trova invece appunto a 12 punti. Il prossimo turno, ricordo che questo campionato è stato fermo per un bel po', infatti noi siamo fermi da 2 settimane nel programma appunto Mondo Futsal Sud Montino, abbiamo ripreso proprio questo weekend. Il prossimo turno, ripeto, per girone A, Real Terracina giocherà contro il Flora 92, quindi occasione ghiotta per rimpinguare la classifica, e infine la Virtus Terracina andrà fuori casa contro l'Atletico Roccamassima, e non è sicuramente una partita tranquilla. Per quello che riguarda invece il girone B, la Vis Fondi ha giocato lo scorso weekend in anticipo contro il Formia 905 battendolo per 8-2,
Ha risposto l'Old Ranch 97 fondi battendo per 9-3 in questo weekend il Pallavagnoli 89 Itri. Stessa cosa vale per l'Atletico Gaeta che ha vinto per 8-1 con 3 Mezzuoli. Pareggio per il San Giovanni Spigno contro il Maranola, di cui abbiamo 3 interviste. Atletico Sperlonga 13-1 contro il Ventotene. E ancora Sporting Terracina che perde a sorpresa in casa contro l'Impus Sporting Club del tecnico appunto Mintornese. 3-2 risultato finale, poi ancora partita senza senso, quella fra Virtus Fondi e DLF Formia. Sul campo è finita 4-3 per la Virtus Fondi, ma giustamente qui parliamo di classifiche, di risultati che non contano. La classifica: 41 punti per Virtus Fondi, 35 per l'Old Ranch e Atletico Gaeta, e poi a 9 punti di distacco c'è l'Olimpo Sporting Club 26, il San Giovanni Spigno con 25, Atletico Sperlonga 22, Maranola Sporting Terracina 21, Pallavagnoli 19, Virtus Fondi Calcio 5 17, ma conta poco, 3 Mensuoli 15, DLF Formia 9, Formia 95, Calcio 5 punti, Ventotene ancora a 0 punti insieme alla Virtus Fondi. Prossimo turno l'Atletico Gaeta si recherà sull'isola con Ventotene e poi ancora DLF Formia Atletico Sperlonga. Il Lavis Fondi se la vedrà sabato sera, quindi sul prossimo weekend, contro l'Old Ranch 97, quindi il derby per decidere se può succedere qualcosa. È chiaro che se l'avesse fondi dovesse vincere questa partita sarebbe chiuso il discorso vetta, quindi potrebbe tranquillamente gestire questo finale di campionato. Ripeto, l'Atletico Gaeta andrà fuori casa col Ventotene, l'Olympus contro il Maranola e il Pallavagnoli contro Sporting Terracina, San Giovanni Spigno, Virtus Fondi e infine Tre Mensoli, Formia 1905. Quindi questo è il quadro per la maschile. Andiamo adesso a sentire le 3 interviste al portiere piacentino del San Giovanni Spigno, il dirigente Squilla sempre del San Giovanni Spigno, e poi il portiere Cardillo del Atletico Marano, che tra l'altro è il figlio diretto del tecnico appunto del Minturno, Andrea Cardillo. Abbiamo il portiere piacentino. Allora, un pareggio sicuramente importante dopo una prestazione sicuramente positiva. Sì, una prestazione sicuramente positiva, ma diciamo, non siamo contenti perché il risultato che ci interessava era la vittoria. Purtroppo si è messa male perché il primo tempo non abbiamo proprio giocato. Nel peggio è andata bene, dai. Però avevate dei problemi in formazione e quindi un pareggio che ci può anche stare, no? Sì, del tutto il pareggio va pure bene, però potevamo fare meglio, ecco. Come hai visto questo Maranova? Una bella squadra, molto composta, coordinata in difesa. È stata Una una bella partita. squadra, una bella partita, molto corretta, gli avversari corretti, una bella partita, con una bella giornata, meglio di così non poteva Ma andare. lo spinge che campionato vuole fare ancora? Ormai dove stiamo dobbiamo fare solo un campionato a livello di zona alta classifica, non siamo tra le prime tre, però siamo in coda, ecco. Speriamo di andare sempre meglio e di puntare il più in alto possibile. Sì, io penso che anche nel primo tempo abbiamo fatto un'ottima partita, non meritavamo di subire gol in quella maniera, siamo andati sotto per nostre disattenzioni, come sempre ci succede. Nel secondo tempo abbiamo imposto il nostro gioco, cosa che non siamo riusciti a fare nel primo tempo. Abbiamo alzato un po' la linea del pressing, poi niente, i nostri ragazzi ci hanno messo più impegno e siamo riusciti ad andare a segno, nonostante la solita disattenzione che ci ha fregato anche nel secondo tempo. Anche voi, come il Marano, avevate delle defaillance. Mi passi Sì, capire che il Lombardo non c'era. Lombardi non c'era neanche Nocella, e sono finiti soltanto con un portiere. Sono due uomini, Nocella e Lombardi, fondamentali per il nostro gioco. E da qualche settimana che ormai mancano, stiamo riuscendo a sopperire, perché comunque sì, abbiamo un'ottima cosa, abbiamo l'Italia, i ragazzi sono proprio più fantastici, si divertono e ci divertiamo. Le vostre prospettive adesso: quarto posto in classifica, continuo fino alla fine per cercare di puntare perlomeno ai playoff, no? Certo, noi vogliamo fare il nostro stesso campionato, non chiediamo nulla ai nostri ragazzi, abbiamo già migliorato di molto la posizione dell'anno scorso, dove abbiamo fatto un campionato non alla nostra altezza. Quest'anno invece ci stiamo togliendo qualche soddisfazione, quindi andare ai playoff. Puntiamo a mantenere la posizione, anche se le altre squadre non sono affatto non ho fatto così amichevoli, anzi sono tutte quante belle formazioni.
niente, andremo avanti fino a fine anno, vediamo un po' come sarà. Abbiamo sofferto la loro pressione nel secondo tempo, avevamo fatto un ottimo primo tempo, 2-1, poi 3-1 subito per noi, poi abbiamo avuto forse un calo di attenzione sul 3-1, ci hanno pressato, 2 minuti li abbiamo lasciati a casa e 3-3, poi stringendo i denti qualche... Un po' di fortuna, abbiamo portato il pareggio a casa, seppure potevamo ancora avere l'occasione di andare in vantaggio. Però loro sono quarti, noi siamo là ancora, e poteva andare peggio, è andata così, va bene così, ci manteniamo il punto e ci portiamo a casa. Primo tempo non bellissimo per entrambe le formazioni, secondo tempo si è visto qualcosa in più, no? Sì, tutte e due le squadre il primo tempo erano ben chiuse, ci siamo chiusi noi, si sono chiusi loro, abbiamo trovato 2 gol fortunati noi, nel senso che erano chiusi, ma abbiamo trovato la giocata, loro in contropiede. Il secondo tempo poi la voglia di vincere da entrambe le parti, ci siamo allungati noi, si sono allungati loro e il pubblico, diciamo, si è divertito sicuramente di più. Chiusura del programma dedicata alla Serie D femminile, quindi giustamente possiamo andare alla conclusione del programma. San Giovanni Spigno batte per 5-2 l'Atletico Gaeta, giocata venerdì scorso questa partita, mentre Ginnastica Studio Fondi perde in casa in modo pesante contro il Forum 105 Calcio e quindi niente da fare. Cervaro Rocca d'Arce 4-6, Giulianello Atletico Rocca Massima 3-4, Broccostella Torrice 3-11, Igos Aprilia, Liri Calcio 5 7-3, Liri Calcio 2013 scusate 7-3 e Atletico Cisterna pareggia in casa contro il Priva Novini per 4-4, quindi sicuramente insomma un campionato che ancora non è concluso. Liri Calcio e Formia 42 insieme a Torrice, Igos Aprilia 37, Atletico Rocca Massimo 33, via via la classifica, Atletico Gaeta 12 punti e chiude la classifica penultimo posto, scusate, il San Giovanni Spigno con 9, chiude la classifica del Ginnastica Studio Fondi con 4 punti. Il prossimo turno, vediamo un attimo, sempre legato al primo marzo, abbiamo al primo marzo oppure 2 marzo in base alle disponibilità delle squadre, abbiamo il Forme che giocherà contro il Giulianello e ancora Ginnastica fuori casa contro Liri Calcio 2013, San Giovanni Spigno fuori casa contro Rocca d'Arce e l'Atletico Gaeta che se la vedrà contro la Virtus Broccostella Santo Padre, quindi altro weekend sicuramente interessante per il calcio 5 femminile. Mi sembra che per quello che riguarda questo programma è tutto, appuntamento alla prossima settimana, una buona serata e un buon proseguimento con i programmi appunto di questa emittente.